lasciamo così. Con il sondaggio di inizio. Il sondaggio di inizio. Al prossimo lunedì, ciao. Ciao. Eccoci qui al nostro appuntamento con i sondaggi, dove ci troviamo all'alternativo bar di Granieri di Titti Metrico, cui saluto e mando un bacio grande. Ma bande alle ciance, ciance alle bande, il sondaggio di oggi è questo: si parla di tradimenti, un tradimento va perdonato oppure no? Andiamo a scoprirlo insieme, sempre qui alternativo bar. E rieccoci qui, noi siamo in compagnia di Anna, Erika, Simona. Ciao ragazze, il sondaggio di oggi è questo: tradimento si perdona o non si perdona? No. No. Assolutamente no. No, basta. No, perché secondo me un tradimento non si può perdonare. Il tradimento, perdonandolo una volta, diventa poi continuo, quindi non ci siamo, no. Quindi è una routine poi diventa. E allora, no al tradimento, sì a... E buonasera, rieccoci qui all'alternativo bar in compagnia di Maricò. Ci siamo già viste, credo. Tradimento, si perdona oppure no? Allora, seriamente parlando, dipende da situazione a situazione, ma se capitasse a me, beh, caro mio, vai a farti fare cervo a primavera. E allora non si perdona? Nel mio caso no. Va bene, grazie, buonasera. Noi siamo sempre all'alternativo bar e ci troviamo insieme a... Concetta. Ciao Concetta, la domanda di oggi è molto semplice: tradimento si perdona oppure no? Dipende che tradimento. Cioè? Cioè, può capitare qualche scappatella, ma cosa di una volta, poi basta, voglio dire. Dipende, tutto dipende da com'è questo tradimento. Quindi dipende, ma che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Tutto dipende, certo. Grazie mille Concetta! Noi ci troviamo sempre qui a Granieri con il signor... Salvatore. Buonasera signor Salvatore. Dunque, la domanda che le pongo è molto semplice e piccante. Tradimento si perdona oppure no? Dipende di come si ama. Se la vuoi bene la puoi perdonare, se non la ami non la perdoni. Perdoni o non perdoni? Allora, non perdono semplicemente per un motivo, perché penso che il tradimento non è una cosa, non è un fattore di debolezza, ma sia un qualcosa in cui c'è tutto il tempo di poter riflettere a quello che stai facendo. Quindi hai sbagliato, mi dispiace, ciao, da lì la porta. Questo è... E quindi diciamo che hai sbagliato e... Allora, diciamo che su altri fattori magari il perdono va bene, però proprio sul tradimento, per come la vedo io, no. Proprio sul tradimento si transige, perdono, niente. No al tradimento, ok. Sì all'amore? Sì all'amore vero. Amici ascoltatori, siamo qui con la proprietaria dell'alternativo bar. Ciao Titti! Ciao, ciao a tutti quanti, buona serata. Dunque, domanda un po' scottante, vediamo che mi rispondi. Tradimento, si perdona oppure no? Dipende. Dipende dal tipo di tradimento, dipende se la scappatella o meno. Allora, io penso che se c'è una vita, se un po' di anni si sta assieme, magari una scappatella si può perdonare. Un tradimento vero e proprio, no. E che differenza fa, scusa? Perché magari le tentazioni, siamo esseri umani, quindi cadere nelle tentazioni magari può essere facile. Il tradimento seriale, no, quello no. Se no, spuntano queste. E poi... Spuntano queste. Se le mazzate, le mazzasi. Grazie Titti, buon lavoro! Ciao, grazie. Francesco Bunetto. Ho beccato il presentatore! Rinviato, ha intervistato. La domanda di oggi è questa. Tradimento si perdona oppure no? Una domanda abbastanza complessa. Io direi che dipende da persona a persona. Personalmente mi viene di dire che per tradimento si perdona.
perché dipende se tu quella persona sei talmente così legato affettivamente che decidi di perdonare quella persona e quindi continuare il rapporto di amore oppure di amicizia che ti lega a quella persona, ma in questo caso di amore, perché tradimento si parla di amore ma anche di amicizia e quindi anche familiare, è un argomento, un tema abbastanza complesso per questo, e quindi dipende da persona, secondo me sì. Ok, grazie Francesco e seguici su Fermata Obbligatoria. Grazie. Allora, siamo sempre qui all'alternativo bar Slow Food e siamo qui con? Letizia. Ok Letizia, la domanda di oggi è: tradimento, si perdona oppure no? Allora, potremmo anche mettere il beep, però cerca di filtrarla senza parolacce la tua risposta. Dove seppelliamo il cadavere? Quindi dalla tua risposta intuisco chiaramente che il tradimento non va perdonato, esatto? Perché tu cosa faresti, scusa? Allora, per me il tradimento non va perdonato. C'è chi dice dipende, appunto, se è una scappatella, però secondo me se uno ama, di conseguenza non tradisce, non può avere attrazione verso un'altra persona che non è la propria donna o il proprio uomo. I sondaggi di Letizia, fermata obbligatoria. No al tradimento. No al tradimento, sì alla? A vassoia. Destra, destra, sinistra, sinistra, avanti, indietro, avanti, avanti, avanti. Destra, destra, sinistra, sinistra, avanti, indietro, avanti, avanti, avanti. Avanti, avanti, avanti. Obbligatoria.